Eccoci, pace, grazie, buonasera a tutti, tutti bene? Bene, gloria a Dio, sei riuscito a mettere la porta? Sì. Ok, a quello punto la chiedo. Ok, allora io mi chiamo Mario Marchiò, giustamente perché se ne ha invitato Mario Marchiò, quindi lo è. Sono nato in Italia nel 1900, però dal 1968 sono nato a abitare in Sudafrica, quindi sono africano, ho perso un po' di pelle, però sono africano, perché sono la bellezza di 51 anni che vivo in Africa. Gloria. E quindi, e l'Africa è, diciamo che è la mia terra, per un motivo molto semplice, perché mi ha dato le due cose che io amo di più al mondo, che sono il mio Signore Gesù Cristo e la mia Signora Celeste. Mia moglie si chiama Celeste, quindi io sono l'unico che ha il padre Celeste, lo vivo nel luogo Celeste, la moglie che si chiama Celeste. Quindi le due cose non sono, sono benedetto o no? Hai capito? Non è mica facile. E, no, io sono innamorato di mia moglie da quasi 50 anni, ci siamo conosciuti nel 69, ma ci siamo sposati nel 71, e abbiamo due figli, ho due nipotini. E sono a dir poco sono strafelice, eccetera eccetera. Quello che desidero fare è scrivere. Dio mi ha dato il dono di riuscire a mettere le cose un po' difficili magari in parole povere, parole semplici. Io sono una persona semplicissima, non sono un teologo, non sono sono una persona che ama il suo Dio e ama la vita, e grazie a quel flusso di vita, Gesù ha detto, vi ricordate Giovanni 10:10, ha detto sono venuto a portarvi vita, non ha detto sono venuto a portarvi religione, ma è vita, non ha detto sono venuto a portarvi leggi, non ha detto sono venuto a portarvi chiesa, non ha detto sono venuto a portarvi un modo di vita, no, sono venuto a portarvi vita. E quando tu sei morto, l'unica cosa di cui hai bisogno, cos'è? Vivere. Vita. Quando tu, io nel 1982, dopo una vita sballata, giocavo d'azzardo tutti i giorni, passavo le notti al tavolo di poker e i giorni al tavolo della roulette, e poi esportavo cose in valigie col doppio fondo, che non dovevo esportare, e importavo cose con valigie di doppio fondo che non dovevo importare. Quindi ero un pochino, non tanto una brava persona, anzi ero proprio un disgraziato. E questo è andato avanti dal 68, quando sono arrivato in Sudafrica, fino all'82. Nel 1982 il carico della colpa, del peccato, degli sbagli, degli errori, eccetera eccetera, mi ha schiacciato, e sono entrato in una depressione tremenda. Non so se voi sapete, conoscete qualcuno, avete sperimentato la depressione, ma sapete benissimo che è una brutta bestia, è una bestia che ti toglie la voglia di vivere, la voglia di lottare, la voglia di fare qualsiasi cosa. Io dormivo con la 9 mm sotto il cuscino fino a mezzogiorno, alle 3 mi svegliavo, alle 3 tornavo a letto, e vivevo una vita depressa, completamente depressa, anche se mia moglie è sempre stata un angelo. Purtroppo quando la depressione ti viene a dire che non sei buono a nulla, che non riuscirai mai a far niente, che sei un disgraziato, che porti sfortuna, io mi ricordo sempre che la goccia che fece traboccare il vaso è quando il mio migliore amico mi disse: tu porti proprio sfortuna, proprio scalone, e lui era il mio migliore amico, e mi crollò il mondo intorno, perché a quei tempi nel 1982 avevo 160.000 euro di debito, che nell'82 sono soldi anche oggi, ma nell'82 erano parecchi, e non avevo la minima possibilità di potermi rifare, anche perché il lavoro che stavo, adesso vi spiego, io mi ero impegolato con un napoletano, il nome è Tonino Gallizio, ce n'è solo che si chiama Gallizio di nome. Lo sto cercando ancora. E lui pensate, aveva
esportato un pochino di camorra da Napoli a Johannesburg in Sudafrica, e aveva creato, aveva una super officina meccanica con autocarrozzeria eccetera, dove pagando gli assessori, mi sembra che si dice assessori, quelli dell'assicurazione, come si chiama? Sì, vabbè, quelli lì, che dovevano venire a fare la valutazione del danno, no? Lui aveva un danno, che ne so, da 50 euro, e loro facevano sulla tassa 5.000. Ne incassavano 500 e il resto andava in tasca. Sapete come funziona, no? Siamo nella nazione che ha inventato queste cose, no? E quindi Tonino aveva fatto una montagna di soldi. E aveva giustamente aveva i suoi incassatori che erano, mi ricordo, uno si chiamava Baby Elephant. Baby Elephant. Figlio dell'elefante. Quindi ti puoi immaginare quanto. L'altro si chiamava Margherita. Margherita era un ex mercenario del Congo, un bestione romano, e che poi è andato a finire male, che aveva ucciso suo figlio in una lite, eccetera, eccetera. Quindi questi erano i ragazzi che andavano a incassare per Tonino, no? E io purtroppo, Tonino mi chiese di aiutarlo a smaltire un po' di soldi in contante che lui si ritrovava. Insomma, lunga storia. Abbiamo fatto un negozio, una boutique con sua moglie, con mia moglie, che si chiamava Il Postaccio di Chicana. E io chiamo mia moglie Chica, perché la mia Chica è un amore mio. E sua moglie si chiamava Ana, con una sola N, quindi Il Postaccio di Chicana. E vendevamo vestiti, vendevamo pietre semipreziose, avorio, gioielli, eccetera, eccetera. Tutta roba che io importavo da varie. Perché dici? No. E quindi la roba entrava in un certo modo e usciva in un altro, okay? Finché un giorno sono mancati 30.000 euro. Io ero nella depressione più assoluta, non lavoravo, non facevo niente, ero a casa quasi tutto il tempo. E allora un giorno Tonino porta il commercialista al negozio a controllare i libri, e trova che mancano 30.000 euro. Ora, quei 30.000 euro non gliel'avevo presi, okay? Quelli lì non gliel'avevo presi. Avevamo una donna che lavorava per noi, che aveva un figlio con problemi di tossi, quella roba lì, e che appunto si fregava i soldi regolarmente. Comunque, il fatto rimane che quando io telefonai quella mattina, c'era il commercialista, e ero stato a sentire come il diavolo prepara l'esca e l'amo per agganciarti e per distruggerti. Io già stavo morendo di depressione, però ancora telefono, risponde il commercialista, che si chiama Pinky Lib, in ebreo, e gli dico, e lui mi racconta la scena di quello che sta succedendo. Tonino è entrato, ha controllato, e mentre stava controllando è entrata mia moglie, la quale è una boera, alta 1,80 e passa, e che non gli racconti delle storie. Lei nella borsa aveva un vasetto pieno di vetro, pieno di pillole per me. E come entra, Tonino gli dice: tu non sai che pezzo di quel blablabla che ti sei sposato. Mia moglie non dice neanche una parola, la borsetta, e Tonino piglia la pistola dalla caviglia, la tira su, e in quel momento telefono io, e Pinky mi descrive la scena. Io adesso sto a sentire il diavolo come ti organizzo. Io gli dico: di a Tonino una cosa, che a me può fare quello, ma se tocca a mia moglie lo ammazzo. Ed ero perfettamente serio, quindi io avevo abboccato, e il diavolo mi stava tirando dentro.
Quindi Tonino non l'ha toccata, mia moglie è tornata a casa e io dopo un altro paio di giorni ho deciso di farla finita. Ho deciso di suicidarmi, questo era la fine di gennaio del 1982 e ho deciso di farla finita. Quindi quel giorno mi trovo a camminare in città e mi viene per coincidenza divina, mi incrocio con un ragazzo con il quale facevamo affari in Congo, in Zaire, che tempi era Zaire, oggi è il Congo, quello che era il Congo belga, a Kinshasa. E cosa facevamo? Io compravo dei pezzi di ricambio usati, li pulivamo, li mettevamo a posto nelle scatole, li spedivo ai congolesi e il mio amico li rivendeva come nuovi, no? Una cosa perfettamente legale. Per cui facevamo abbastanza soldi. Insomma, questo ragazzo mi vede e mi fa, dice: mamma mia, Mario, mi sembra un fantasma. A che vorrei chiedere a Francesco di farti vedere una cosa. Quello sono io, 35 anni. Con la morte in faccia. Adesso questo non è a colori, ma se fosse a colori, la mia pelle era verde e avevo occhiaie nere. Vedete che non c'è vita? Lì non c'è vita. Quell'uomo lì vegetava, ma non viveva. E sapeva che non viveva, non perché le circostanze erano tremende, no, perché non aveva vita. Non conoscevo Cristo. Io, pur essendo nato in Italia, e pur essendo cresciuto in una... Beh, mio padre era un bestemmiatore di prima classe, ma insomma, in generale, cresci in Italia, andavo all'istituto Arecco dei Gesuiti, figurati a Genova, che fra l'altro nella storia dell'istituto Arecco c'è stato un alunno, nella storia dell'istituto Arecco c'è stato un alunno a essere bocciato di religione. Mi ricordo che c'era il professore, era padre Fanciulli, che quando mi bocciò mi disse: Matteo, ma tu proprio di religione non ne capisci niente. E sai, io oggi ti direi: caro padre Fanciulli, ancora oggi io di religione non ne capisco niente. Non solo non ne capisco niente, ma non ne voglio capire niente. Non ho incontrato una religione, non ho incontrato una dottrina, non ho incontrato un modo di... Ho incontrato Dio. Ed è soltanto Dio. Ciao. Ed è soltanto Dio che ti può salvare. Quindi siamo rimasti all'incontro con Serge, lui si chiamava Serge Tarneda. Sì, lui si chiamava Serge Tarneda, era un portoghese belga che viveva lì, e mi fa, dice: mi sembri un fantasma. E mi guarda e mi fa, nel frattempo lui si era convertito, mi fa, dice: devi venire in chiesa con me. Io in chiesa no, guarda, io non ho bisogno di chiesa, ho bisogno di soldi. Gli dico cosa farci con la sua chiesa, con i suoi santi, Madonna, eccetera, eccetera, perché è tempo ancora. E niente, lui mi fa, sapete che Dio è furbo? Siete mai accorti che Dio è furbo? Quindi, per agganciarmi, io avevo due demoni dominanti nella mia vita. Uno erano i soldi e l'altro non sono affari vostri. Quindi, non potendo usare quell'altro, Dio usa i soldi. E questo ragazzo mi fa, dice: Mario, ti ricordi i soldi che mi devi? Erano 1500 euro, quindi non era. Ma io avevo già deciso di uccidermi, quindi... Però, sai, quando sei in depressione, non hai voglia di rispondere, non hai voglia di parlare, non puoi solo trovare l'interruttore, spegnere la vita. E lui mi fa, dice: se vieni in chiesa con me, non me li devi più. E io dico:
chiesa cortese. Allora, quel lunedì sera, quella era una domenica, quel lunedì sera andiamo in questa chiesa, tra l'altro molto simile a questa, perché era una stanzetta così, e a quei tempi erano 1200 membri nella chiesa, oggi sono 35.000. Però quella sera era un lunedì di preghiera, e come tutti i pastori di questo mondo sanno, quando il lunedì di preghiera è su 1200 ne vengono 12, no? 12 e mezzo. E quella sera lì appunto era una sera così, e c'era un tipo di riunione come questa. Mi ricordo che l'entrata era proprio lì e si passava davanti al palco per andarsi a sedere. Io entro e la prima cosa che vedo sono due gemelline libanesi, precise uguali, con la chitarra che suonano e ridono. E io subito che sto morendo, tu mi dimori lo scappo di loro, come vedi? Smetti le animali da un circo, questa è una chiesa, dobbiamo essere seri. Aveva da sedere laggiù in fondo, ma perché se la si va a sedere laggiù in fondo più distante possibile, non si sa mai che lo Spirito Santo bene, allora laggiù in fondo e mi metto lì così come un rospo, no? Esce fuori, statemi a sentire, esce fuori il predicatore. Io me lo guardo e dico, guarda sto disgraziato, era un liberatore clandestino. Fino a sei mesi fa, no, magari anche un po' di più, un anno, l'ho conosciuto. Quando l'ho conosciuto io ero un liberatore clandestino. E io, guarda sto ipocrita, ma cosa fa? Insomma, lui arriva e fa, dice, mi sento stasera che invece di pregare, mi sento di predicare, mi sento di portare un messaggio. Gloria a Dio. E comincia a parlare dell'amore di Dio. E comincia a parlare di un Dio che non mi giudica. Di un Dio che non mi chiede di fare i salti mortali per essere accettato da Lui, che non mi chiede di comportarmi in un determinato modo, che non mi chiede di fare niente. Niente, soltanto credere al suo amore. E per la prima volta nella vita mia sento questo Dio. Però ricordate, io dentro sono morto, per cui il seme cade, e poi ci sono gli uccelli che se lo mangiano, il sole che lo brucia, le erbacce che lo soffocano, eccetera, eccetera. Quindi, però il seme, ricordate una cosa, che il seme è un'altra delle cose molto furbe che Dio fa. Il seme non ha bisogno della tua partecipazione. Pensaci, se tu sei uomo e semini un seme, un fagiolo, il seme cosa fa? Cresce, ok? Ma se sei donna? Cresce lo stesso. Oh, se sei ricco e semini un seme, il seme cresce, ma se sei povero, cresce lo stesso. Oh, se tu ci credi che il seme cresca, se lo pianti e lo pianti, il seme cresce, ma se non ci credi, attenzione, cresce lo stesso, perché la vita non è in te, è nel seme. Tu pianta il seme, la responsabilità del seme è di Dio. E quel seme crescerà poi, dopo, se non ci credi, allora poi tu lo puoi uccidere, puoi strappare la piantina, puoi fare prima che faccia i frutti, senz'altro, con quello lo sappiamo. Marco capitolo 4, le famose quattro terreni, la parabola del seminatore, eccetera. Quindi su tre muoiono e uno cresce. Ma il seme è caduto. Vi siete mai chiesti al seminatore, ma perché sei andato a seminare sulle pietre? Ma perché sei andato a seminare in mezzo alle erbacce? Perché sei andato a seminare in un pezzo di sopra il sole? Soltanto il 25% è seminato sul terreno buono, perché non importa dove semini, il seme cresce. Avete notato che tutte e quattro le volte il seme ha cominciato a crescere. E poi c'è bisogno della partecipazione della persona perché il seme possa restare, buttare giù, stabilirsi e dopo poi cominciare a fare i frutti. Quindi quella sera lì io torno a casa e vado nel mio bagno, erano 2:30 di sera, mia moglie stava dormendo, vado nel mio bagno e mi sento molto stupido perché
sto parlando a me stesso allo specchio. È facile, ricordate che io sono pieno di demoni, ok? Demoni che mi stanno mangiando il cervello, demoni di suicidio, demoni di droga, demoni di... E tutti quanti stanno urlando, non farlo, non farlo, non farlo, non farlo, non farlo. E io sono lì e dico, faccio una preghiera che il 99% delle chiese evangeliche mondiali non avrebbero accettato mai per la salvezza. Sta a sentire la preghiera che ho fatto. Io non so neanche se esiste. Bel modo di incominciare una preghiera. No, Signore, ti amo, ma a quale ti amo? Non lo conosci. Ognuno di noi è andato a Cristo per motivi egoistici. Non mi venire a dire che ami il Signore. Sei andato da Lui perché ti salvasse il matrimonio, perché ti portasse fuori dall'inferno, perché ti aiutasse a guarire, perché ti portasse qualche soldo in tasca, per qualche motivo egoistico. Ma Lui ti ama così tanto che non gliene importa niente il motivo per cui torni a casa, basta che torni a casa. È come il figlio prodigo. Io, come alcuni di voi sapete, chi è che è amico mio su Facebook? C'è nessuno che mi conosce su Facebook. Sarebbe strano. Allora sapete che io sono un predicatore della grazia, ma la grazia vera, quella con i muscoli. E quindi spesso e volentieri, quando io parlo del figlio prodigo, mi dico, ma come vedi, è tornato a casa perché si è pentito. Amore mio, vai a leggere la Bibbia. Vai a leggere la Bibbia. E vedrai che lui è tornato a casa perché aveva fame, non perché si è pentito. La Bibbia dice chiaramente che lui è tornato in se stesso, aveva una fame, non poteva mangiare neanche la roba dei porci. È tornato in se stesso dicendo, a casa di mio padre anche i servi hanno da mangiare. Allora cosa? Allora non mi pentirò, allora tornerò a casa di mio padre e gli dirò, perdonami, ho sbagliato con il cielo, ma è tornato a casa perché aveva fame, non perché si era pentito. Tanto è vero che quando lui torna a casa, il padre che lo vede da lontano, anche perché probabilmente ha visto la nuvola di mosche che stava arrivando, oppure fa, figlio mio! lui sta arrivando e noi non sappiamo quanta strada ha fatto, perché la Bibbia ci dice soltanto che era una terra lontana. E non sappiamo per quanto tempo è stato lontano. Torna e il padre lo sta aspettando. E quando arriva, lui gli corre addosso, e controllate sulla vostra Bibbia, non lo lascia neanche fare il discorsetto di pentimento. Come si azzarda a dire, padre, lo abbraccia, lo bacia, lo accetta. Sozzeria e tutto, monnezza e tutto, abbraccia tutta la porcheria dei porci attaccata e dice, figlio mio, che va a provare il fatto che Dio è italiano, perché se lo bacia sulla braccia. Immaginate un inglese, oh, che gioia, perché non faccio una tazza di te. Quindi arriva, cosa succede immediatamente? Succede immediatamente che fa venire, e ricordatevi, quest'uomo era molto ricco, arriva lui e ci sono dietro tutti i servitori che lo seguono. Lunga storia, comprate i miei libri. C'è tutto. Quando lui arriva, fa venire immediatamente il vestito più bello, la veste più bella che abbia a casa. Perché? Perché l'apostolo Pietro ci dice che l'amore copre una moltitudine di peccati. Quindi lui niente era cambiato dalla sua posizione di figlio, ma lui da padre vuol coprire la moltitudine di peccati perché il mondo non possa accusarlo. E quindi gli copre la sporcizia, non perché gli desse fastidio, lui l'aveva già abbracciato, già baciato, già tutta la zozzeria attaccata addosso ce l'aveva, quindi lo fa coprire. Poi cosa gli dà? Gli dà l'anello dell'autorità,
A quei tempi non c'era la firma, c'era l'anello con il sigillo con il quale tu facevi un atto e poi mettevi la cera lacca e poi mettevi l'anello. Quindi gli dà, non solo ti ho dato la mia eredità, non solo l'hai buttata via, ma ti amo così tanto che ti do anche tutto il resto. Tieni, questo è il mio anello. È come una carta di credito, senza l'inizio. E poi gli dà una cosa interessantissima. I sandali. Vi siete mai chiesti come mai dopo, non si sa, 50, 100, 200 km di cammino, gli ultimi 50 metri, il padre vuole che lui si metta i sandali? Perché nella cultura israeliana sono solo i figli che possono entrare nella casa del padrone con i sandali ai piedi. I servi se li devono togliere. Ed ecco perché i musulmani si tolgono le scarpe prima di entrare in moschea, gli indù si tolgono i sandali prima di entrare al tempio, e certe figure religiose che noi conosciamo molto bene si tolgono le scarpe prima di arrivare in ginocchio davanti al crocifisso. Perché non sono figli, sono servi. Di questo come io non sono servo. Non sono servo. Ma ci tu mi piace, dai. Sapete io perché anche
cerco di farvi ridere ogni tanto, perché quando ridi ti si apre il cuore e io puff, ci metto dentro qualcosa, una rivelazione, una parola di Dio, una benedizione. Quindi sentite questo, abbiamo tempo, c'è un pochino, eh? Avete fretta? No. E io non mi offendo se ve ne andate, eh? Intanto ormai l'offerta l'abbiamo fatta. Scherzo, dai, davvero. Ok, allora dice, c'è un momento incredibilmente bello tra Gesù, rappresentante di Dio, e una peccatrice che rappresenta me, che rappresenta te. Si svolge intorno a un antico pozzo scavato da un patriarca giudeo in un anonimo villaggio nell'ovest della Giordania, in terra di Israele. Permettetemi di raccontarvi la sua storia. Giovanni 4. Il sole era impietosamente caldo a Sicar quel giorno, del resto a mezzogiorno il sole è implacabile dappertutto in Samaria. Adina aveva scelto di attingere l'acqua a quest'ora impossibile, perché francamente ne aveva abbastanza del sarcasmo delle altre donne ogni volta che si recava al pozzo. Sei ancora sposata con il quinto o stai già con il sesto? E no, il sesto è ancora in prova. Scommetto che durate solo un paio di mesi, Adina? Ah, come tutti gli altri del resto, non è che tu abbia molti anniversari di matrimonio da festeggiare. Ogni frecciata portava gli aculei velenosi della derisione, giorno dopo giorno, a volte lanciando insulti a propri, ma sempre facendo molto, molto male. Sì, lei era sposata 5 volte. E l'uomo con cui viveva in quel momento, diciamo che ci stava insieme. Ecco perché aveva cominciato a attingere l'acqua nell'ora più calda del giorno. Così almeno non avrebbe incontrato nessuno. Ma un momento, chi era quell'uomo seduto sull'orlo del pozzo? Sembrava senz'altro un giudeo. Salve, potresti darmi da bere per favore? Ma non lo sa, signore, che lei non può parlare con me. Io sono una donna samaritana. Sì, effettivamente me ne ricordo. Ma io ho sete e non ho niente da per attingere l'acqua. Per favore, dammi da bere. Ma lei è un giudeo e i giudei non vogliono avere nulla a che fare con quelli come noi. Sai una cosa? Se tu solo sapessi con che giudeo stai parlando, tu stessa mi avresti chiesto di darti da bere e io te l'avrei dato volentieri. Ti avrei dato un regalo molto speciale, l'acqua della vita. Ok, disse lei, inclinando la testa, mi parli di questa sua acqua della vita. La storia continua con Gesù che le svela delicatamente la vergogna del suo passato, il vuoto del suo presente e il suo futuro privo di speranza, però senza alcuna durezza, rimprovero o condanna. Meravigliata da quell'uomo che non l'ha giudicata, malgrado conoscesse il futuro di lei, Adina fa ritorno al suo villaggio e racconta coraggiosamente a tutti quello che le è successo. Sono in molti ad ascoltare il suo entusiastico racconto, a correre e vedere questo uomo di cui le parla. Gesù viene invitato a fermarsi presso la comunità samaritana per qualche giorno, si accetta e accetta con un sorriso, amore regna. La storia si chiude con il sole che cala alla fine della giornata su un gruppo di persone appagate molto felici. Morale? Le poche, semplici parole dette alla donna da Gesù a proposito dell'acqua che lui avrebbe potuto dare. Ricordi? Se tu me l'avessi chiesta, io te l'avrei data. Questa, caro amico, è la semplicità della grazia. Se tu gliela chiedi, Gesù non l'ha spinta, statemi a sentire, Gesù non l'ha spinta a pentirsi, non ha insistito per farla confessare, non le ha fatto pressioni perché cambiasse, sposasse il suo compagno, chiedesse scusa o facesse penitenza. No, lui ha semplicemente detto alla donna che rappresenta me, che rappresenta te, se tu vuoi la mia acqua della vita, tutto ciò che devi fare è chiedere e io te la darò. Il mio consiglio finale, amico mio, chiedi, non è così difficile, semplicemente grazie. Queste sono 18 parabole così. Questo qua è un libretto che io ho fatto, l'ho fatto particolarmente costoso per un motivo semplice, perché quando dai in mano a un non credente qualcosa, voglio che lui si renda conto che noi non serviamo un Dio di seconda classe, in classe economica, e quindi questo qui, come vedete, è carta molto spessa, lucida, fatta bene, ed è, dice, caro amico, grazie per la tua attenzione, questo libretto è dedicato a me. E poi in questo libretto, dove vedete, ci sono tante immagini interessanti e poche cose da leggere,
cerco di rispondere alle domande, che i non credenti solitamente fanno, quali ad esempio, ma se vostro Dio è così bravo, perché ci sono tutte queste guerre, queste tragedie, queste cose, eccetera. E quindi metto delle immagini non religiose, non Gesù col vestito lungo bianco, in posizione ispirata, con i capelli lunghi, biondi, che svolazzano al vento, con gli occhi azzurri che guardano in lontananza. No, metto una ragazza con le ali, anche un po' scollata, una signorina con i jeans attillati. Perché? Perché il non credente, Gesù con l'abito bianco che guarda, non lo... C'è la ragazzina, magari la guarda, ok? Quindi, andando avanti così, poi spiego appunto il motivo perché ci sono tanti problemi, tante tragedie nel mondo, e dico, c'è un rimedio? Sì, il rimedio si chiama grazia. E allora chiudo e dico, per chiudere, grazie per avermi ascoltato, voglio nuovamente assicurarti che Dio ti ama, così come sei, con tutti i tuoi dubbi, mancanze e inflazioni. Tutto ciò che ti chiede è crederci. Quando, a poche ore dal suicidio, ho chiesto a Dio di aiutarmi, ho fatto questa preghiera. Dio, non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami e farò qualsiasi cosa mi chiedi. Era il lontano 2 febbraio 1982. Oggi sono sicuro, vivo, appagato e ultra felice. Dici che la mia preghiera ha funzionato? Perché non lo fai anche tu? Beh. Il resto... Il resto è nelle mani dello Spirito Santo, che è l'unico che può fare qualcosa. Ok, poi terza cosa che c'è in questa confezione, c'è un dischetto che si chiama il manuale. Sono 4 ore di drammatizzazione del mio libro, il manuale, che è la storia della mia vita. Ed è, vi assicuro che è molto ma molto interessante. Ho tantissime testimonianze di persone che hanno incominciato a sentirlo, non si sono alzate dalla sedia finché non è finito. E quindi non è un film, è un audiolibro. È un audiolibro. Aspetta, parlate un attimo tra di voi, carino. Allora, per darvi un'idea di cos'è, c'è anche il libro, ma questo qui è l'audiolibro, ed è fatto così. Questo era l'inizio. La serata stava andando a meraviglia. Il ristorante aveva mantenuto quanto promesso sul proprio sito web e aveva saputo creare un'atmosfera intima e magica. Tante pasti eccezionali, farfalle al salmone e un magnifico misto di pesci, con lo chef Don Ettore al punto giusto. Poi il pasto si era concluso con un perfetto tiramisù, seguito da un buon espresso e da un bicchierino di porto. Al rientro a casa, lui prese la moglie per mano e si sedette sul divano, di fronte al grande camino. Lei si avvicinò e accennò un sorriso misto di seduzione e complicità. Lui l'attirò a sé. Presto le loro labbra si incontrarono, la musica andò in dissolvenza, le pareti scomparvero e in cielo partirono fuochi d'artificio. In alto, al di là delle nuvole, oltre l'universo, in un regno dove spazio e tempo non esistono, non sono mai esistiti, un sospiro quasi impercettibile affiorò sulle labbra della divinità. E una vita ebbe inizio. Questa è la storia di un bambino che poi sono io, che dal momento del concepimento, in 9 mesi, gli passa in cielo con un angelo che si chiama Mittente, gli dà 10 chiavi per come avere successo nella vita. E alla fine gli dice, purtroppo ricordati che il momento che tu nascerai ti dimenticherai tutto quello che... Però la divinità, perché io metto la divinità per non mettere Gesù, perché purtroppo, ripeto, un non credente quando legge il nome Gesù di solito smette di leggere.
invece divinità, poi alla fine spiego chi è questa divinità, però tanto ho fregato perché gli altri alla fine ti dico, e quindi per questi 9 mesi questa gli dice ti dimenticherai di tutto, però la divinità ha messo tutto quello che ho detto in un libro che si chiama Manuale, e noi sappiamo questo libro. Amen. Quindi questa è la confezione, la confezione, che è, questo qui è l'ultimo libro che io ho scritto. Ci sono libri per la famiglia, ci sono libri per la terra delle ombre, i libri sulla famiglia specialmente, ho avuto tantissime testimonianze di matrimoni salvati dal mio libro, perché hanno cominciato a metterlo in pratica, non perché è il mio libro, ma perché è basato sulla parola di Dio, e da menzionare libri su appunto il manuale e per tanti. Vino vi aiuterà se ne avete bisogno. Se non potete permettervi, io ve li regalo. Ma ricordatevi una cosa, che lo Spirito Santo vi guarda. E se ve li potete permettere e non ve li pagate, lo Spirito Santo lo sa e lo dice a Pino, il quale vi guarda e sorride. No, scherzo, perché è il motivo per cui io li devo vendere, perché io sopravvivo con Cristo. Questo è l'unico, si chiama la mela intera. Cosa sarebbe successo all'umanità se la mela non fosse mai stata morsicata? Qual era il progetto di Dio dall'inizio dei tempi? Quali sono le buone notizie del Vangelo, come il nostro Signore desiderava comunicarcele? Può forse darsi che nel corso dei secoli abbiamo perso la concezione della vera grazia? Queste ed altre sono domande molto valide, alle quali cerco di rispondere in questo libro, spogliando il Vangelo tradizionale dai frontoli che la religione gli ha appiccicato durante i secoli. Il Vangelo nudo e crudo, proprio come Dio lo intendeva dall'inizio dei tempi. Uno studio sulla grazia, l'unica che può salvare l'uomo per tutta l'eternità. Gesù allo stato puro, 100% genuino, senza nessun additivo né aggiunta di coloranti. Benvenuti al Vangelo della mela intera, il messaggio della vita come solo Dio può dare. Amen. Quindi adesso però, mi date un altro 10 minuti? Chi è che mi dà 10 minuti? 10, 20, 30, 40, 50. Ok, ok. No, 9:20, ok, fino a 9:30 andiamo. No, perché volevo dirvi una cosa, mentre stava parlando il pastore poco fa, e anche il fratello là di dietro che ha detto una cosa meravigliosa, che dovete prendere a cuore, perché c'era tantissima potenza, non solo nella sua voce, ma soprattutto in quello che ha detto. E volevo parlarvi di una cosa che stranamente ho messo insieme ieri e di cui ho parlato secondo Gliano nella chiesa di Michele Romeo. Conoscete la chiesa di Michele Romeo? Ed è il fatto che la tua vita dipende dallo specchio con quale ti guardi. Ci sono 3 specchi. Siete mai stati alle giostre con quelle sale dove ci sono gli specchi? La sala degli specchi, dove entri dentro e c'è uno che ti spacca a metà, quell'altro che ti fa diventare come uno spaghetto, quell'altro che vuoi diventare grosso così, no? Tutte distorsioni nella vita, e la tua vita andrà a finire sempre in funzione di come ti vedi. Ricordati, non è in funzione di quello che ti succede, ma di come ti vedi, perché se tu ti vedi come chi sei, puoi rispondere, puoi reagire a qualsiasi cosa ti viene addosso, ma la prima cosa che il diavolo fa è di mentirti, come ha detto il fratello, mentirti e dirti che non sei chi effettivamente sei, come ha fatto con Gesù. Tant'è una cosa interessantissima è il fatto che il diavolo si è dimenticato una parola in Matteo capitolo 4, quando è andato da Gesù e gli ha detto: se tu sei il figlio di Dio. Gesù era appena uscito dal Giordano, e nel Giordano il cielo si è aperto, le uniche 2 volte in cui il Padre ha parlato, ha detto una cosa molto semplice: questo è il mio amato, il mio amato figlio. E guarda caso, il diavolo si è dimenticato di dire se tu sei il figlio amato di Dio. Sai perché? Perché quando tu sai di essere amato, la tentazione non ha più forza. E quando pensi di non essere amato, che allora ti dici: ma sì. Quando tu sai che il tuo Dio, nel momento in cui ti sta peccando, ti
guarda e ti dice: figlio, lasciami aiutare, lasciati aiutare, lascia che ti amo, questo non ti fa bene, non mangiare la mela mancia del peccato. Io c'ho, vi ricordate cosa ha detto a Adamo? Le prime due parole che Dio ha detto a Adamo sono state: mangia pure. E io ho controllato nella traduzione originale ebraica, e la parola praticamente dovrebbe essere tradotta come divora, mangia a sazietà, o in napoletano appuzza. Quella è la traduzione letterale di quella parola, accalde. È una parola che proprio vuol dire abbuffati, riempiti la panza di tutto quello che hai qui. Quando dice mangia pure, dice abbuffati di tutte le bontà, della mia grazia, della mia bontà, della pace, della gioia, dell'amore, della felicità, del sorriso, della musica, della danza. Abbuffati di tutte le cose. Figlio mio, c'è una cosa che ti chiedo di non toccare. Non mangiare quella mela marcia. Sai perché? Perché al momento che la mangi, tu decidi per conto tuo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che va bene e ciò che va male, ciò che è legale e ciò che è illegale. E quello sono solo io che lo può decidere. Va bene. Se lo decidi tu, prima o poi sbagli. E noi oggi vediamo il risultato degli errori che l'uomo ha fatto fin dai tempi di Adamo, e siamo arrivati al punto in cui oggi Tonino si sposa con Pasquale, Marietta va a letto con Carlino, Carlietta 18 mogli di qua, 4 mariti di là, non importa di qua, non importa la porta, uccidi, fai, e va tutto bene. Perché? Perché l'uomo ha preso il frutto della conoscenza del bene e del male. Non solo il male, ma soprattutto il bene. Perché? Perché il problema è quando tu pensi che il bene che tu pensi sia bene vada bene con Dio. E la base di tutte le religioni è proprio quella. Se io mi comporto bene, sono a posto con Dio. No, no, tu ti puoi comportare, tu puoi, quando ti svegli gli angeli possono cantare alleluia, alleluia, non importa niente, se non accetti il sangue di Cristo, non ce la fai. Amen. L'unica cosa che ti apre la porta del cielo è il sangue di Cristo, è il sacrificio sostitutivo dell'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Tu il peccato tuo non te lo puoi togliere. Amen. Perché il tuo peccato non viene cancellato dalla tua confessione, dalla tua penitenza, dal tuo comportarti bene. Viene solo cancellato dal sangue di Cristo. Senza il versamento di sangue, 3 e 4, senza il versamento di sangue non c'è perdono dei peccati. Per perdonarti i peccati qualcuno deve morire. E ai tempi del Vecchio Testamento, fino ai tempi di Adamo, c'era un animale che veniva sacrificato una volta all'anno per Israele, agli Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, quando i due capri venivano portati dal sommo sacerdote, uno veniva ucciso e portato di là dalla cortina, l'altro veniva liberato. I peccati di Israele venivano messi. Sono sacerdote, gli imponeva le mani, dichiarava i peccati e lui si riportava nel deserto. Quindi un'ombra bellissima di Cristo, uno muore, l'altro libera. Sei libero oggi perché qualcuno è morto. Non lasciarti abbindolare dalla religione che ti dice no, tu puoi continuare a peccare perché intanto basta che chiedi perdono. No, amore mio, perché Dio ti perdoni, dovrebbe uccidere Gesù un'altra volta. No. Il tuo perdono è stato sigillato una volta per sempre nel sacrificio di Cristo. Adesso Dio ti dice, non peccare, che ti fa male. Sei mio figlio, sei mia figlia, ti amo, ti voglio bene, cerco di dirti non le fare quelle cose perché ti fanno... Ma rimani mio figlio, rimani mia figlia. Chi di voi avete figli? Vabbè. Ma chi ve l'ha fatto fare? posso dire? posso dire una cosa? Un giorno mi sono arrabbiato con Dio. Non vi arrabbiate mai con Dio? Sono arrabbiato con Dio perché
era un giorno in cui le notizie erano proprio tremende, indemoniati di cose, servitori di Allah, ringraziando Dio, Allah, lo siamo a casa. E già quella è una cosa piena, meno male. Ma avevano ucciso altri non so quanti, era successo quello che era successo, avevano stuprato, avevano rubato, corruzione nel governo, che meno male che voi non ce l'avete. E quindi ero proprio arrabbiato e sono arrivato al pubblico: ma chi te l'ha fatto fare di creare l'uomo? Guarda la persona a fianco a te e dire: ma chi te l'ha fatto fare di creare l'uomo? No, che poi stasera andate a letto senza cena. E le ho detto che chi da... e quando tu fai la domanda scema a Dio non ti rispondo, non ti rispondo subito. Pensate, questo il motivo per cui ho detto chi ve l'ha fatto fare è perché voi sapete benissimo che come voi avete fatto ai vostri figli, i vostri figli faranno voi, vi deluderanno, vi feriranno, vi faranno del male. Vi, non dico che vi crocifiggeranno, ma quasi. Eppure, sai qual è la prima cosa che si fa quando ci si sposa? Figli, ma chi te lo fa fare? Sai perché li fai? Perché sei stato creato a immagine e somiglianza di Dio e hai bisogno di amare qualcuno. Ecco perché fai figli, non perché hai bisogno di qualcuno che ti lave gli atti, non perché hai bisogno di qualcuno che ti va a fare la spesa o che torna a casa con la pagella, no, perché vuoi amare qualcuno. Hai bisogno di quella natura di Dio dentro di te, la devi, pur sapendo che ti faranno del male, continui ad amarli, pur sapendo che stai guardando il loro tradimento negli occhi, come ha fatto Gesù, dalla croce ha detto: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Non sapevano, non sapranno, non sanno, lo stanno facendo in questo momento, e poi lo togliamo. È la stessa motivazione, ce l'abbiamo noi, tanto è vero che quando i figli se ne vanno da casa, cosa fai? Ti compri un cane. È vero o no? Perché almeno i figli la facevano il pallolino, il cane invece te la fa per il tappeto, eccetera, eccetera. Perché lo fai? Perché vuoi amare qualcuno. La tua natura ha la necessità di amare qualcuno, se no non ti puoi, non hai niente per cui vivere. Sei fatto come Dio, Dio non ti ha creato per servirlo. Quelli sono gli angeli. Dio non ti ha creato per lodarlo. Se non lo lodi tu, le pietre lo lodaranno. Dio ti ha creato per amarlo. E basta. Quindi il discorso degli specchi, poi finito, dai. degli specchi, vi dicevo, ci sono tre specchi nei quali ti puoi rispecchiare: lo specchio dell'opinione pubblica, lo specchio della tua opinione e lo specchio dell'opinione di Dio. Lo specchio dell'opinione pubblica, vi ricordate la storia di Mosè al cespuglio, quando Dio gli parla e gli dice: voglio che tu vai, torni indietro in Egitto e dì al faraone che non c'è andare il tuo popolo. E Mosè dice: chi sono io che posso fare una cosa del genere? E sapete perché? Perché lui dice: se io torno indietro e gli dico quello che è successo, cosa diranno loro? La paura dell'opinione pubblica. Ragazzi che crescono con la paura del gruppo che non li accetta, e allora fanno cose che non vogliono fare, però il bisogno di essere accettati dal gruppo è più forte di quella cosa che dice: non fare scemate, non lo vedi che è una scemata, è una cretinata, mi fa male, non lo fare. Ma se non lo faccio, non mi vogliono più bene, non ti vogliono bene, sta a sentire a babbo male, non ti vogliono bene. Se ti dicono di fare qualcosa che può farti del male, non ti vogliono, anzi ti vogliono male, ti dicono sei una mia amica, sei un mio amico, ma non lo sono.
perché un amico o un'amica ti porterà sempre verso la luce di Cristo, verso la verità, la vita, la via, la gioia, la pace, la salute, il benessere, la ricchezza, la prosperità. Non ti porteranno mai a fare cose che ti possono danneggiare, che ti possono portare via dei soldi, della salute, delle relazioni con i tuoi genitori e quello che sia. Quindi, quando Mosè dice mi sto specchiando nello specchio della pubblica opinione e non sono all'altezza, chi sono io? Chi sono io per mettermi alla pari con quella ragazza che è la più bella della scuola? O chi sono io per mettermi alla pari con quel ragazzo che c'ha la Mercedes e c'ha i soldi? C'ha, chi sono io? E tutto un tratto agli occhi, allo specchio della pubblica opinione, ti senti sempre inferiore. Ed è proprio quello che il diavolo vuole. L'unica cosa che lui desidera è che tu non trovi la verità del fatto che tu sei un figlio di Dio, sei una figlia di Dio. O come ha detto il pastore Pino, sei un principe e una principessa. Non sei un servo. Ringrazio Dio che nessuno mi ha presentato come un servo di Dio. Purtroppo quella è la frase classica quando vai in una chiesa. Allora, alleluia, il Signore ci ha mandato il suo servo. Ma quale servo? Io sono un figlio, non servo. Servo ci sarai tu. I servi ricevono come ricompensa quello che si meritano. I figli ricevono come ricompensa quello che si è meritato il padre. L'eredità. Il servo riceve la paga, il figlio riceve l'eredità. Io voglio l'eredità. Ma non hai fatto niente. Io non so. Non ho fatto niente per meritarlo, ma niente proprio. Romani 5:10, mentre erano ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi, il secondo specchio è lo specchio dei tuoi occhi. Quello che vi ho detto prima di Adamo, quando le prime due parole di Dio sono mangia pure, abbuffati pure. Sapete quali sono le prime due parole che il diavolo ha detto ad Eva? Che Dio ha detto? Non mangiare. Dio ha detto abbuffati pure, il diavolo ha detto no, Dio ha detto non mangiare. E da lì è partita tutta la struttura della religione. Dio ti dice fai quello che vuoi, ma non fare le scemate. Stai dietro a me, segui me che io ti guido nella strada. La religione ti dice non fare questo, non fare quello, non fare questo, non fare quello, non fare questo, non fare quello, proprio non fare niente. Proprio vattene a casa, proprio lascia perdere, non vivere, non si. Avete mai visto certi religiosi, quelli proprio che. Mamma mia, sembra che sia morto il cane, il pesciolino rosso, lo zio Filippo. Vieni con me, senti il mio Dio, così sarai felice come sono io. Ma cosa credete che servono i frutti dello spirito? Servono alle persone a dire, che bello, gioia, che bello, pace, che bello, pazienza, che bello, onestà, che bello. Quelli sono i frutti, quelli sono le esche che tu devi usare per agganciare il pesce del mondo. Non la religione, non i versetti biblici, non la cosa che dice, guarda, la persona mia è sempre felice. Io lo so che ha perso il lavoro, è sempre felice. Ma che c'è? Scusa, ti sei fumato? Mi sono fumato lo spirito. Lo specchio degli occhi di Dio. Quando Noè, quando arrivò il diluvio universale e Dio condannò l'umanità, dice ma Noè trovò grazia negli occhi di Dio. L'unica cosa del corpo umano che riflette è l'occhio. Noè ha visto se stesso come lo vedeva Dio. E io ti prego, ti chiedo, ti imploro, guarda te stesso come ti vede Dio. Guardati
come lui ti ha reso, Ebrei capitolo 10, versetto 10, con un'unica offerta, lui ha reso perfetti tutti coloro che ha santificato. Perfetto. Tu sei perfetto davanti a lui. Perché ricordati che soltanto la perfezione può rimanere davanti a te. La perfezione può solo essere ottenuta in Cristo. Non ci puoi arrivare con Mosè, non ci puoi arrivare con Francesco, non ci puoi arrivare con Maometto, con Buddha, con... No, l'unico che è perfetto è Cristo. È soltanto quando tu sei in Cristo che ti puoi presentare alla presenza di Dio e vivere per l'eternità. Amen. Alleluia. Fate un bel imbuto, che la Bibbia dice che tutte le cose belle, meravigliose scendono dall'alto, dal Dio della luce in cui non c'è ombra. Abba, papà, ti chiedo di benedire queste persone, io tuo figlio prediletto, ti chiedo di benedire questi fratelli, queste sorelle, ti chiedo di dargli prosperità. Se avete un problema di salute, mettete la mano sul punto dove ci può essere un intervento divino, dove avete bisogno di un intervento divino. Abba, papà, ti prego in questo momento di toccare ogni corpo, di toccare ogni situazione, di guarire come è il tuo desiderio fare, il tuo amore, la tua presenza, il tuo sorriso, la tua potenza. Guarisci i corpi, guarisci situazioni, guarisci relazioni, guarisci finanze, guarisci tutto ciò. Tu sei venuto per darci vita e vita in abbondanza. Io, il tuo figlio prediletto, ti chiedo di benedire queste persone nel nome di Gesù. E io personalmente vi benedico con vita e vita in abbondanza. Amen.